Che differenza c'è tra una crema abbronzante e una autoabbronzante? Come funzionano e quali prodotti scegliere per una fintarella al top? Io sono Chiara di capellissimo.com e in questo video parleremo di super abbronzanti, crema abbronzante e autoabbronzante. La crema abbronzante è un prodotto solare specificatamente creato per accelerare e ridurre i tempi dell'abbronzatura. Generalmente contiene attivatori di melanina, così da provocare un colorito più intenso e color mattone. Questi prodotti cercano di ottimizzare la risposta della pelle all'esposizione solare, così che i tempi per ottenere la tintarella siano più rapidi. La crema abbronzante, se utilizzata correttamente, non fa male. Generalmente questo prodotto non contiene filtri solari, per cui va utilizzata sempre su una pelle già abituata al sole e meglio se combinata a una protezione. Puoi utilizzarlo da sola invece per un'abbronzatura con lampada, in questo caso i tempi di esposizione sono molto brevi e raggi meno nocivi. Prima di utilizzare la crema abbronzante applica quindi una protezione e lascia asciugare. Prediligi esposizioni brevi così che la pelle possa rigenerarsi dopo aver assorbito i raggi solari. Che ne pensi di ottenere uno sconto per il tuo primo acquisto? Ottenerlo è facilissimo, ti basterà iscriverti alla lista VIP di capellissimo.com. Per farlo inserisci la tua email nell'apposito box e in breve tempo riceverai lo sconto nella tua casella di posta e in seguito le offerte per i nostri migliori clienti. Iscriviti subito alla lista VIP di capellissimo.com. Troverai tutti i link giù in descrizione di questo video. La crema autoabbronzante è un cosmetico che conferisce alla pelle un aspetto abbronzato senza l'esposizione al sole. Questa, mediante il DHA, reagisce agli strati esterni della pelle, provocando una reazione chimica che produce un colorito simile all'abbronzatura naturale. Va applicata sempre su una pelle pulita e asciutta e in 15-30 minuti si ottiene il risultato. L'abbronzatura ottenuta dura dai 3 ai 7 giorni, a seconda del tipo di pelle e delle frequenze della doccia. Le creme autoabbronzanti, se utilizzate correttamente, non fanno male. Scegli sempre un prodotto di qualità e consulta le indicazioni del produttore. Un cattivo uso potrebbe provocare macchie o stirature alla pelle. Come avrei potuto intuire, le differenze tra i due prodotti sono notevoli. La crema abbronzante stimola e accelera la tintarella, mentre quella autoabbronzante la simula e non ha bisogno dell'esposizione al sole. Quando scegli una crema abbronzante, consulta la composizione, preferendo quelle ricche di ingredienti naturali. Evita quelle con parabeni e coloranti, ma anche quelle a composizione alcolica e con profumi. Potrebbero disidratare la pelle. Personalmente preferisco la crema abbronzante intensiva di fondo natura. Questa è ricca di pregiati ingredienti biologici e accelera il processo dell'abbronzatura grazie a Unipatron, un complesso attivo biostimolante che intensifica la pigmentazione. Il risultato è una tintarella intensa e una pelle a color mattone. I suoi idratanti naturali mantengono morbida la pelle evitandole l'invecchiamento precoce. Se clicchi su in alto puoi vedere il mio video recensione, troverai comunque tutti i link in descrizione. In questo video ti ho descritto cosa sono e le differenze tra una crema abbronzante e una autoabbronzante e se questi prodotti possano far male. Se trovate interessante il contenuto, metti un mi piace e segui il canale. Io invece ti aspetto per i prossimi contenuti sul canale di capellissimo.com.